Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa il parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno, perché è nato fortunato solo perché ha 20 anni di meno. E quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici. E poi mi dici. Preferisco la parola raccogliere al termine accogliere. Ci fa uscire da quell'equivoco di essere quelli bravi e migliori che accolgono i cattivi e i meno fortunati di noi. Raccogliere ci mette tutti sulla stessa terra, sullo stesso mare e sullo stesso cielo. Raccogliere l'umana varietà è una grande ricchezza, un'enorme possibilità per rendere questo mondo migliore, perché credo che il mondo possa essere sempre un po' migliore di come l'abbiamo conosciuto o vissuto. Mi sembra davvero indispensabile tornare a raccoglierci gli uni gli altri. Dietro ogni categoria c'è sempre un altro me con cui respirare e sperare. E poi, come possiamo ancora continuare a considerarci a partire dalle definizioni, dagli aggettivi, dai gruppi d'insieme? Dire stranieri, delinquenti, omosessuali, divorziati, cattolici, italiani, giapponesi, musulmani, carcerati, esauriti, tossici, ci semplifica la comprensione, ma ci allontana dalla soluzione. Perché dietro ogni categoria ci sono persone, solo e sempre persone. Io sono l'altro. Piuttosto basterebbe metterci un po' più spesso nei vestiti, nelle scarpe, nelle terre degli altri. Impareremo esclusivamente a raccogliere e ad amare. L'amore salva la vita. L'amore salva dalla morte. La morte non è solo quando qualcuno se ne va. E anche solitudine non voluta, isolamento, disperazione, mancanza di significato. L'accoglienza, invece, è un abbraccio, un accompagnare, ridare fiducia dopo un errore, dopo un disastro, e riprendere l'iniziativa quando tutto sembra perso. È il coraggio di fare qualcosa per davvero, senza attendere il permesso di farlo. Ti voglio bene, voglio aiutarti, anche se fai cose che non condivido o che non capisco. Facciamo un pezzo di strada assieme, poi il resto va da sé. Nella nostra esperienza qui al monastero proviamo a fare così. Abbiamo visto miracoli, ciechi riavere la vista, zoppi camminare, muti parlare, delinquenti reinventarsi, violenti diventare pacifici, giovani tornare a camminare e feriti
diventare guaritori. Sta tutto qui l'invito del Vangelo di questa domenica. Semplice, diretto, concreto come sempre. Nessuno che si dice cristiano può fuggire da questi gesti d'accoglienza. Chi fugge è un ipocrita. Credo davvero che la misura della nostra fede sta nei gesti d'amore e di aiuto che diamo agli altri, con tutte le nostre difficoltà e impotenze. Noi non siamo Dio, ma possiamo essere suo strumento per aiutare chi ha bisogno di umanità, di solidarietà, di essere rialzato da terra. Non credo al fatto che possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma quelli che ci presentano davanti possiamo ascoltarli e provare anche a trovare soluzioni. I veri poveri sono quelli che si fanno aiutare, che si lasciano caricare sulle spalle, che si fidano a fare un tratto di strada assieme, per poi riuscire a camminare da soli, non di certo quelli che si accomodano e rimangono passivi. Il Vangelo ci invita a non guardare soltanto i nostri bisogni, ma volgere lo sguardo a chi ha bisogno, a chi è nel bisogno. Papa Francesco, con chiarezza, qualche giorno fa ci ha detto: no a cristiani misurati, a quanti si limitano ad osservare le regole senza rischiare il servizio agli altri. Ecco, la misura dell'amore è amare senza misura. Crediamoci, e tutto andrà meglio. I suoi occhi, il mio sguardo, le sue mani, le mie azioni, il suo cuore, il mio amare. Colui che sta accanto è un altro me con cui respirare e sperare, con cui tessere una nuova trama alla mia giornata. Le mie labbra, il suo parlare, i miei piedi, il suo passo, la mia anima, la sua preghiera, il mio prossimo. Fa, Signore, che impari dal samaritano a fasciare le ferite, a versare olio e vino sui suoi timori e tremori, caricarlo sopra il mio giumento, portarlo nella più vicina locanda per prendermi cura di lui, perché sei tu. Possa la strada alzarsi per venirvi incontro, possa il vento soffiare sempre le vostre spalle, possa il sole splendere sempre sul vostro viso e la pioggia cadere soffice sul vostro giardino. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerci tutti, veramente tutti, senza esclusione di nessuno, sul palmo della sua mano. Buona domenica a tutti.